Non ce n'è per nessuno, la colombina vola più in alto di tutti anche alla prova generale e ora sogna il cappotto. Che giostra vi aspettate? Voi siete il quartiere favorito, diciamo. Noi logicamente speriamo di fare il cappotto, questa è la nostra speranza, con tanta umiltà, ma ce la metteremo tutta. Nella notte in cui sono le riserve dei quattro quartieri a sfidare Re Buratto, sono bastati 9 punti a Porta Santo Spirito per conquistare la prova generale della 142esima giostra del Saracino. Prima un 5 di Niccolò Pineschi, con il quale ha ipotecato la vittoria, poi un 4 del fratello di Elia Cicerchia. Porta del Foro nella prima carriera aveva marcato un 4 con Roberto Gabelli e un 2 con Niccolò Scarpini. Porta Crucifera aveva invece marcato un bel 5 con Paffetti, ma poi è uscita di scena con il 2 di Bennati. Infine Porta Sant'Andrea, che era partito con il 2 di Bruni e ha concluso con un 4 di Tavanti. Il piatto d'argento in palio in questa prova generale dedicata alla memoria dello storico rettore di Porta Sant'Andrea, Faliero Papini, va dunque ai Bastioni. Una serata di prova generale anche per un emozionato Fabio Butali al debutto come maestro di campo. È l'emozione, per un aretino questa è l'emozione. Che giostra vi aspettate? Il ruolo del maestro di campo è anche quello di, magari speriamo che non ci siano, ma sedare eventuali tumulti o problemi tra i quartieristi. Osservare anche il comportamento dei quartieri, che credo, mi auguro, rispettino quel dovere di cavalleria, di onore che permea la giostra. Qualora non fosse, sarà a me, eventualmente a noi, a tutto il gruppo dei giudicanti, di farli tornare lungo i binari di una corretta rievocazione storica. E l'araldo Gianfrancesco Chiericoni, che come sempre sente forte la responsabilità nella zona di Borgunto prima dell'ingresso in piazza. La sua è la voce che accompagna tutti i momenti salienti, insomma, di questa giornata, dal primo colpo di mortaio fino alla festa in piazza. Ecco, questo che cosa crea, che emozione crea in lei? Ma forse più che emozione, responsabilità, perché tutto sommato la mia concentrazione è fondamentale per non sbagliare, non dettare i tempi, poi le aspettative, insomma, c'è tante cose da guardare, da controllare, sia in quelle collaterali e sia in tutti gli ingressi. Ne va anche un po' della linearità della manifestazione, quindi ho sempre un po' il peso sulle spalle, ma è giusto, è un peso sano, è bello. Intanto, con le cene propiziatorie pronte ad invadere le sedi dei quattro quartieri, si pensa alla giostra. Tutti se la giocheranno fino alla fine. Ci aspettiamo una giostra sicuramente ad alto livello da parte di tutti i quartieri, perché le prove hanno evidenziato una preparazione eccellente da parte di tutti. Noi siamo sereni, ci siamo preparati bene e speriamo che finalmente Porta del Foro riesca a tornare protagonista. Dai, speriamo di vincere. Vediamo che sia una giostra, sì. Dai, cavolo, da un sacco di tempo che non si vincerà dal 2019, però comunque speriamo. Dopo questi 2 anni di pandemia, diciamo che queste 2 edizioni sono tornate un po', no, nel sì. Loro... Sì, infatti appena hanno rifatto la giostra subito dopo la pandemia, ancora c'erano solo i posti a sedere, non c'erano ancora i posti in piedi, quindi speriamo che non sia... Invece il vero tifo dov'è della giostra? In piedi, perché bisogna essere grintosi, belli, potenti per sostenere il quartiere, sì. Ma sicuramente una giostra all'attacco, perché non possiamo rimanere in attesa, dovremo giocarcela fino all'ultimo, siamo pronti per questo. Ma sicuramente sarà una giostra combattuta, però visto il potenziale dei giostratori di Santo Spirito, penso che sarà una giostra tutta rivolta a Santo Spirito. Una giostra dove Sant'Andrea dimostra di essere Sant'Andrea, quello che è stato negli ultimi 30 anni. Vi aspettate, insomma, una vittoria? Sì, comunque di fare molto bene. Ma guarda, sinceramente, mi spero proprio in una giostra bella e intensa, piena di emozioni, di grinta e di vedere la passione di un quartiere di una volta.